riposiamo un'altra volta per ricaricare le cariche. Vabbè, lei è poi tutta fiera, la streghetta lì. Vabbè. Ora possiamo finalmente andare in luoghi a noi prima preclusi, no? Non so se considerare il tutto positivo o negativo. Vorrei evitarli, ma... il combattimento sott'acqua non è nelle mie corde. Ho aperto quella porta. Danno anche un bel po' di esperienza. Cioè, vale a dire, raga, il tumore. Cioè, io per diventare più forte devo corrompere il mio corpo. Ok. Anzi, corrompere il corpo di questa povera Loli. Ahia! E vieni qua. Ok, siamo a livello 13, mi sa che la corruzione è aumentata ancora di più, no? Mi sa proprio di sì. Intanto abbiamo aperto questa, ok, porta, però là si ritorna indietro, quindi non è di nostro interesse. Chissà cosa abbiamo fatto invece. Lì. Andiamo sott'acqua. Vabbè, però che palle ste cose. Ah, sei a tempo! Porca mi... Ma voi vi rendete conto? Ma mi tocca rifare... No, vabbè, dai. Salta, porca te! Mi stava per fare la sottiletta! Vince perché il viso delle Loli è immune a qualsiasi danno. Ma dove sta andando qui? Ma è giusta sta strada? Boh, io proseguo. Ok, raga, non mi piace dove stiamo andando, devo dire essere... Che è sta roba? Impurità feroce. Il feroce rancore contenuto in esso emana una luce rossa. Vabbè, lo utilizzeremo con molto piacere. No! Vabbè, non arrivano manco i colpi. Raga, comunque questi qua subiscono ancora meno danni, voglio dire. No! Questa è la versione d'accesso anticipato. Raga, non è ancora il gioco completo. Ragazzi, ma che cazzo è sta roba? Ma è roba tumorale! Allora... Per certi aspetti non mi dispiace non poterlo ancora affrontare. Ok, il gioco presumo che più avanti assumerà una tinta abbastanza splatterosa verso la decadenza umana. Oh, piccola mia, mi raccomando, non diventare come quella cosa a destra, eh? Mi raccomando, non fammi venire i traumi. Hai capito, Azur? Per una volta l'accesso anticipato ha salvato la mia incolumità mentale. Ah, in effetti è vero però. Non ho fatto questa strada, ora che mi ricordo. Spero che... si poteva andare avanti. Vai.
Vabbè, questi nemici più o meno li faccio fuori facilmente ora, dopo l'avventura con quelli di prima. Ah, qua ci sono degli accampamenti. Vabbè, altra gente che se l'è vista proprio brutta. A me dispiace per la Loli, ma sarebbe stato meglio continuare a riposare. Cioè, vedere il mondo com'è diventato non è una bella esperienza. Ma ragazzi, forse continua, attenzione. Sì, sì. Sembra che questo fosse un villaggio. Ok, raga, non è finita ancora, allora, dai. Spero che siate felici a riguardo. Però mi dà l'impressione... Allora, questa è la strada principale, ma la vedo anche più semplice. Quindi la parte difficile del gioco dovremmo averla già terminata. Per modo di dire. Tanto sto morendo un'altra volta. No, non ho mai giocato a Dragon Sang online. Mai. Non ho mai avuto occasione. Anche se comunque ispira abbastanza. Che è sta canzoncina? Wow, complimenti per la bella vocina. Oh, eppure mi doveva colpire. Meno male che questo deve essere il percorso principale, quindi più facile. Me coglioni a me, me coglioni. Ok, mi facilito un po' la via con la strega, eh. Vai, vai, vai. Aga, però questo più che paradiso lo chiamerei tipo inferno delle Loli, eh. Mia figlia è diventata una guardiana ed è rimasta sottoterra. Azzo, poverino. Cosa abbiamo fatto bene a prendere già il potere per andare sott'acqua? Che qualcosa si dovrà... Ecco, c'è un tesoro. Cimelio, anello del gigante, aumenta di poco il danno inflitto dagli attacchi a terra. Azzo, grande anello magico portato da un guerriero del regno di Finis con sangue di giganti nelle vene. E che è l'attacco dei giganti? È troppo grande per Lily, che lo usa a guisa di bracciale. Cioè, ma... Cioè, avete capito un po'? Cioè, questo anello è così grande per questa piccola Loli che l'anello lo usa come braccialetto. Wow! A questo punto mi sarei aspettato anche un utilizzo più tipo cavigliera, no? Per la caviglia. Mmm. Vabbè, non vedo l'ora che esca il gioco completo a questo punto. È proprio bellino sto gioco. Allora ci sta Hollow Knight, che raga, giuro, io ce l'ho, ma non l'ho mai giocato in vita mia. Però ne parlano a sé bene, lo voglio giocare. Però questo pure mi ispira un casino. Sarà perché qui c'è la Loli, quindi è un valore aggiunto. Beh, è anche molto triste. Oh! Ammetto che la narrazione... Però spiegata così non mi piace molto, nel senso, la spiegazione della trama alla Souls-like, nel senso che molti documenti li devi trovare, li devi leggere, devi interpretare diverse nozioni che apprendi. Cioè, sono più per la trama un po' più diretta, però non mi sta dispiacendo la narrazione in questo titolo. Ah, qua fa capire... ecco, raga... Mi ha fatto capire che ci vuole il potenziamento per questo tipo di attacco.
cos'è sto coso? Ma dai, oddio mio, no! Perché siamo qui? Fammi tanti micimeli intanto, madonna mia. Qua ben slot consumati 2 su 2, giusto? Sì. È proprio un pezzo di merda. Ti prego, datemi una panchina. No, non curarti, raga, mi scriccato, madonna mia. Ho perso una cura. Ah, c'è un forziere qua, buono. Carillon rotto, riduce di poco i danni subiti, buono. Un carillon contenente un'antica ninna nana di Finis che non suona più. Andato distrutto durante la battaglia, accompagnato da un biglietto. Perché la mia adorata bambina possa rivedermi nei sogni? Anda, non preoccuparti, che tra non molto la utilizzeremo. E ancora devo capire come si fa a scendere qua giù intanto. Le loli sono le uniche a poter salvare il mondo dalla corruzione umana. Ragazzi, è una panchina. Ah! Una capanna, riposiamoci un po'. Meno male. Mi stavo preoccupando. Nota d'un fedele. Da quando gli impuri sono apparsi a Finis, molte fedi sono rapidamente scomparsi in favore della vera via. Vale a dire la dea Loli. La gente si radunava al cospetto della bianca vestale in cerca di speranza. Fosse proprio da lì che è nata la chiesa bianca. Raga, avete capito? La vera fede sono le Loli. Cioè, questo gioco è tutto... raga, vi stanno dando battute servite su un piatto d'argento. Uè, ciao, trazione integrale, come va, come va? Tutto bene? Proseguiamo? Questa stradina però mi ispira. Bello qua. Vabbè, te pareva, perché c'era il comitato di benvenuto pure qui. Ragazzi, aia! Allora, mi sa che è aumentata ancora un po' la nostra corruzione. Vabbè, ma è qui. No, 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 no. Mamma, ragazzi, il veleno contro a un nemico del genere è molto in vantaggio. Ok, è morto. Benissimo. Stiamo facendo un bel giochino, diciamo, Metroidvania, Souls-like, con una Loli come protagonista. Molto bello sto gioco, molto sconosciuto qua da noi in Italia. Dai. Si potrebbe andare anche qua sopra, mi sembra. Anche se non ho ben capito come si faccia a raggiungere quel punto. Vabbè, continuiamo per destra intanto, va. Penso che si possa fare altro. Ok, cose nuove sulla nuova Loli. Sì, Sazeri sta assorbendo. Assorbendoli diventiamo più forti. Però mi sa che la sto corrompendo un po' troppo. Non è che ci saranno anche più di un finale. Chissà. E noi continuiamo ad ucciderli. Ma posso andare qui? Aspetta. Ah, ecco cosa indicava quel pallino rosso. Non era il cielo. Era qua dentro. Mercante dell'Ovest! Alla fiera dell'Est per 3 soldi. Un corvettino mio padre comprò. Era magari il topolino. No! No! Ragazzi, questo mi uccide! Curati! No!
Mamma raga, che culo. Mamma mia. Che botta di culo. Avrei voluto rivedere mia moglie e mio figlio un'ultima volta. Almeno ora lo purifichiamo. A discapito ovviamente della nostra purificazione. Sì raga, sembra che purificando questa impurità lei ottenga sempre più impurità nel suo corpo. L'anima impura di un mercante dell'Ovest che segue Lily e l'assiste attaccando un nemico a distanza. Ah, finalmente un volatile, un uccello ad aiutare una Loli. Mercante un paese occidente che amava errare per il regno di Phoenix, mostrando a tutti le meraviglie che aveva portato con sé. A questo punto il potere lo voglio provare. Torniamo indietro. Aspetta. Vabbè, vorrei il forziere, ma vabbè, lasciamolo là, va. Tanto comunque, raga, penso che quando il gioco uscirà dall'Early Access, ecco, corruzione aumentata, penso di rigiocarlo, perché io penso che forse aggiungeranno musiche in più o magari equilibreranno un po' il tutto. Non si sa. Sì, Vince, non proviamo a cambiare il set di stand. Aspetta, è qua dietro. Vediamo un pochettino. Vedi un attimo che fa. Ok, ce lo posso chiamare. Ah, forse attacca in automatico. Interessante. Proseguiamo. Ci manca che tra non morto, raga. Infatti, mi sa che tra non morto diventerà tutta bella nera con i capelli. Magari potrà più coprire alcuni di voi. Qua, raga, ma che se ho l'uccellino qua. È proprio comodo perché attacca in maniera autonoma. Che cazzo è quella cosa che ho visto? Ma lo devo pure affrontare. Vabbè, prepariamoci, Poi attrazione, mi sa che è un problema anche di Twitch. In realtà questo problema c'è da ieri sera. Vabbè, che palle. Non so per quanto mi sono salvato, ma va bene così. Ok. Questo raga mi fa paura. Questo qua se mi chiappa. Cioè raga, ma vi rendete conto? L'urto mi ha ucciso. Aspetta, prendo questo. Venerabile Vestale, vi prego, purificatemi. Appena fatto, eh? Non preoccuparti. Aia. No! Dai! E qua, raga, mi sa che è giunta la nostra ora. Dai! Prendi sto stronzo! Prendi catena magica! Che è sta roba? Ah, posso equipaggiare più roba! Buono! Buono, buono! Eppure mi ha dovuto prendere. Oh raga, ci sta un luogo di riposo qui. Dove sta la panchina? Ah, un lettino. Buono. Lettera di un fedele. La sede della Chiesa Bianca è una grande parrocchia completa di catacombe nei sotterranei in cui si addestrano le candidate guardiane per diversi anni, al fine di ottenere la forza fisica e mentale necessaria per proteggere la Bianca Vestale.
Le candidate sono scelte tra le fedeli. Le sue guardie del corpo vengono selezionate tra le 10 migliori. Tutto per salvare una piccola Loli, no? Cioè, merita soltanto il meglio del meglio. Che salviamo. Ah, vediamo un po' con i cimeli se possiamo mettere qualcos'altro. Sempre slot 2 qui. Se mi conviene più il carico rotto, raga. Sì, ma non capisco, ma morirà questa? Boh. Foglio di incarico. Mostro gigante nella foresta. Spero che un eroe senza paura legga queste parole. Nella foresta vicino al villaggio sconosciuto si nasconde un mostro che ha dato filo da torcere anche se... Vai! L'andremo a incontrare noi tra non molto. Verrà elargita una ricompensa a chiunque lo trovi lo abbatta. Proteggiamo la nostra nazione insieme. Eivor, cavaliere della fortezza. Peccato che non ci sarà nessuna ricompensa per noi. Ok. Raga, possiamo direttamente proseguire. È inutile che vado lì. Ma proseguiamo. No, facciamo cosa? Riposiamo per forza. Ma per... Ah, ok, non l'ho usata, per male. Sta ancora lì. Ragazzi, mi sa che è questa. No, non credo sia lui. Più che altro un vecchio veterano che... Non ha accettato la sconfitta in battaglia? Gerrod, puoi riposare? Nessuno ti starà trattenendo in questo mondo terreno. Porca miseria. Sì, vabbè. Questo qua mi sa che è one shot se ti prende dall'alto. Allora, il corvazzo è abbastanza OP. Però a me preoccupa la seconda fase di sto coso. Eccolo, eccolo. No, non ancora no. Ma fa pure questo. Allora, secondo me in questo caso qua è molto meglio la streghetta. No. Ahia, mamma, che danni che fa. Ragazzi, ma ha una resistenza incredibile. La strega qui mi sta dando veramente una mano incredibile. Meno male che l'ho ottenuto prima di affrontarlo a sto stronzo. Ecco, raga. Mo si trasforma? No, semplicemente più incazzato. Ora si sente una bellissima ballerina. Sta saltellando ovunque. Forse pure lui si sente una Loli. Guardate lì come cazzo saltella sto stronzo. No. Madonna, se non ce l'ho fatto in tempo. Cazzo. Maledizione. Oh, però non è andata male come primo tentativo. Vedete, se riesco a togliere abbastanza la sua corazza. Caro V. Oh! Ah, però se switch me lo togli, peccato. Allora, i danni un po' li fa, eh. Sì, sì, ora sì. È OP sta strega. No. Aia. Credevo che non mi facesse nulla toccandole, basta. Oh. Comunque secondo me anche potenziare il veleno aiuterebbe. No.
Dai! Ah, Safa! Quando ritorna la seconda fase di grazia? Ora? Sì. No! No, cavolo. Allora. Raga, forse è la volta buona, forse. Forse dico. Allora, uno, due. E per tre? E basta? Vabbè, però mi sono fatto veramente prendere come un baccalà. Non dovevo far sbagliare qui. Ok, allora. La streghetta ha finito le cariche. Mo non ci resta che affidarci all'uccellaccio. Vabbè, dai, ma che. Che sfiga. Raga, ero troppo abituato con la strega, eh. Devo essere sincero. Era una comodità incredibile. No, sarà un po' più dura affrontarla. Oh! E invece ce l'abbiamo fatta. Stramaledetti impuri, come avete osato? Sento le voci della gente fuori dalla capanna. Infatti assomiglia un po' a Ozda Genshin, lo stile che chiami l'uccello e combatte per te. Cavalieri imperituri per proteggere tutti quanti. Purtroppo alla fin fine questo peso c'è giunto. Prima o poi anche le loli crescono. È sempre la bambina. Gerrod, vecchio veterano, esegue un attacco ravvicinato con una grande mazza. Lento ma dall'ampia portata, è in grado di spazzare via i nemici. Un gigante contempera cavaliere del re. Il re prodigo è simbolo del villaggio. Gerrod passa i suoi ultimi giorni in solitudine. Maglia del gigante. Tecnica del vecchio veterano, crea un'onda d'urto all'atterraggio dopo una picchiata che rompe il terreno fra... Ah, finalmente! Eccala! Ah, e ora abbiamo la risposta. Alcuni tumori sono resistenti, avranno bisogno di un tuffo da una grande altezza per rompersi. Azz. Oddio ragazzi, ma se si sta corrompendo ancora di più. Ho visto i capelli. Porca miseria, che sta succedendo? Ma più che i capelli sembrano proprio delle cose tumorali che stanno fuoriuscendo dalla testa. Hai protetto il villaggio fino all'ultimo, valoroso guerriero. Lo rileggiamo una seconda volta. Le due vestali in quei ricordi. Venivi spesso in questo villaggio con tua madre? Quindi era anche la mamma. Sicuramente gnocca. Per essere uscita la figlia gnocca. Madonna, ma fa impressione a vedere sta roba penzolante. Che è sto disegnino qua? Sembra che questi scarabocchi rappresentino la bianca vestale che gioca assieme ai bambini del villaggio in una giornata di sole. Infatti ora il tempo è bello, eh? Sì, quindi il boss, cioè ogni boss diventa così, cioè diventa più potente, ma
sempre più corrotta. Ok. Che cos'è sta roba, raga? Ma che... Scusa. Prendi desiderio di Vestale. L'effimero desiderio lasciato da una bianca Vestale in punto di morte. Az! Cioè, avete capito? Non siamo l'unica Vestale. Cioè, in questo credo ci sono tante piccole loli, no? Capisco perché a volte il gioco mi dà sti cavolo di problemi. Giusto un attimo, ragazzi, vedo un attimo una cosa. Azza, qua sta finendo pure lo spazio. E sono quasi le... Vabbè, dico giusto ultime cosine. Cioè, quindi noi non siamo gli unici. Nel senso, stanno tante piccole lolli che hanno il destino di proteggere il mondo dalla corruzione. E poi... mi sa che siamo... l'unica loli rimasta in vita, no? Ah, ad avere a che fare con questa maledetta corruzione.